grande dolore. Io ho vissuto 2 anni tra Bruxelles e Strasburgo e ho tante amiche e tanti amici e sono anche in questo momento in apprensione in relazione all'identità delle vittime. Colpire l'aeroporto e la metropolitana di Bruxelles è colpire il cuore dell'Europa. A questa strategia terroristica criminale bisogna rispondere non avendo paura, con la democrazia, con la solidarietà, con la fratellanza e riflettendo che si devono interrompere le politiche di odio, di violenza e abbattere l'indifferenza. I popoli del mondo devono essere più uniti. Come sta scritto nella porta del Parlamento europeo, una bellissima frase di Spinelli, il manifesto di Ventotene, uniti nelle diversità. Basta guerre, costruiamo ponti di pace, di solidarietà, abbattiamo le disuguaglianze e isoliamo i criminali che vogliono invece far ritornare una stagione di paura in tutto il mondo. Basta guerre, il Papa ha parlato di terza guerra mondiale, basta odio e impegniamoci tutti tenendoci per mano per far vincere l'amore rispetto all'odio e all'indifferenza. Anche Napoli, diciamo, l'attenzione è alta delle forze dell'ordine, ci avviciniamo alla Pasqua, ci sono anche tanti turisti, la città è piena. Ma l'attenzione è in tutto il mondo, non è che. Anzi, io l'ho sempre detto, questa città non da adesso ha messo in atto politiche di accoglienza, di solidarietà, di vicinanza, batte mura e filo spinato e questo vi assicuro che aiuta molto. Quindi Napoli c'è una grande sentimento di pace. Non è un caso che abbiamo fatto modificare come amministrazione lo statuto della città di Napoli, inserendo Napoli città di pace. Quindi noi ci dissociamo da tutte le politiche di guerra. Contrastiamo le politiche terroristiche, ovviamente, e contrastiamo le politiche di guerra. In questa città si può convivere. Stiamo costruendo una comunità di convivenza e questa secondo me è una cosa molto bella, in cui siamo tutti abitanti e tutti cittadini allo stesso tempo. O tutti clandestini o nessuno clandestino. Questa è la politica che si fa nella città di Napoli.